Matteo Cesari, una partita a dir poco rocambolesca, insomma, siete stati sempre avanti, poi loro sono riusciti a pareggiare, poi colpo di reni 8-7. È stata una partita molto difficile, non pensavo sarebbe stata così complicata, invece abbiamo sottovalutato, sono una bella squadra, corrono tanto anche loro, tecnicamente sono molto bravi e hanno fatto una grande partita anche loro, tanto de cappello e complimenti. Quindi per il ritorno, insomma, vi preparerete un po' meglio? Sì, non è che non ci eravamo preparati, però dopo sabato, una partita importante come sabato, veni martedì subito a giocare qua, cioè non c'è stato tempo di preparare la partita, però fortunatamente l'abbiamo fatta, quindi mo vedremo al ritorno come andrà a finire. E a proposito di partite importanti, sabato ce n'è un'altra niente male, eh? Sabato c'è una grande partita, noi siamo pronti e cercheremo di fare di tutto il possibile per portare a casa 3 punti e magari stacca, non dico definitivamente, però una buona parte le concorrenti. Gianluca Lorello, ce l'avevate fatta a riprendere questa partita sempre all'inseguimento, alla fine insomma è arrivata questa sconfitta, come l'hai vista dal campo? Sì, dalle statistiche sappiamo anche la forza dell'avversario, però poi man mano durante la partita abbiamo visto che andavamo appresso, diciamo, quindi ci credevamo, siamo arrivati al momento, però poi purtroppo il gol finale ci ha un po' fregato, però un bel risultato alla fine, un gol sotto, ci ritorno, ce la giochiamo. Vi aspettavate un avversario così oppure siete voi che avete interpretato bene la partita, perché alla fine è stata molto equilibrata? Sì, non li conoscevamo tanto, però visto il primato nell'altro girone sappiamo della loro forza, ci aspettavamo che ci prestassero, perché anche loro so che hanno il campo piccolo, ecco, come il nostro, e quindi sì, ci aspettavamo un'ottima squadra, però abbiamo visto che noi siamo stati all'altezza, alla loro altezza. Sabato si ricomincia la marcia in campionato dopo un periodo così, sì, così, dove avete raccolto poco. La Pisana, mi sembra che è terza o quarta in classifica, quindi siamo sempre una delle top, diciamo, del campionato, e quindi dobbiamo mantenere questo ritmo di oggi, diciamo.